Antonio Rosmini è insieme filosofo dell'essere o verità e della carità o riconoscimento dell'essere, amore che è giustizia, ma anche mistica, contemplazione e possesso dell'essere infinito. Egli scrive: la percezione dell'essere assoluto è una congiunzione, un possesso dell'essere assoluto da cui procede la beatitudine, cioè un godimento infinito. Un pensiero, ma anche vita vissuta, in cui la verità si lega imprescindibilmente alla carità. La conoscenza dell'essere permette di giudicare del bene e del male morale, e se l'uomo vince le naturali inclinazioni al soddisfacimento soggettivo, per seguire l'inclinazione oggettiva che lo apre all'infinito, diviene libero e felice. Un essere inclinato al bene lo ama per se stesso, come glielo mostra l'intelligenza. E poiché in tutto vi è del bene, che ha in sé la ragione del diffondersi, l'uomo, con l'adesione della volontà, ama gli esseri che conosce di un amore che, come la conoscenza, si estende all'infinito. Il soggetto intellettivo trova e riceve nell'essere la propria felicità. Andiamo avanti. L'a priori rosminiano, immanente al soggetto come suo vero oggetto, ma dato a lui che lo sente categoricamente diverso da sé, conferisce al problema della conoscenza una valenza nuova, che supera lo sterile soggettivismo dell'a priori kantiano chiuso in se stesso. La fondazione ontologica della conoscenza si apre a una vera e propria teologia della verità, cui Rosmini perviene attraverso il riconoscimento delle qualità dell'essere ideale. Prima fra tutte l'oggettività, quella qualità dell'idea che la mente, soggetto reale, trova in sé come oggetto ideale categoricamente diverso dal soggetto pensante. La forma rosminiana, oggettiva per essenza, come tale eterna, infinita, necessaria, permette di fondare la certezza e raggiungere la verità. Poiché l'oggettività... No, andiamo qui. Nota all'uomo, prima di tutti gli atti del suo pensiero, l'idea dell'essere non è acquistata per mezzo di esso, ma data precedentemente dall'autore della natura. L'idea è il mezzo che fa conoscere ogni cosa e non può essere conosciuta per mezzo di ogni altra notizia, ma per se stessa. È dunque il lume della ragione. In questo senso si dice che l'idea dell'essere, dell'ente è innata e che è quella forma che dà l'intelligenza. Con l'idea dell'essere e col sentimento fondamentale, forma categorica della realtà, con valore anch'esso gnosiologico ed ontologico, Rosmini concilia l'intelletto e il senso. Tra essi si pone la ragione come rapporto tra la sensazione, materia, e l'essere universale, forma. Dall'unione di essere e sentimento nascono la riflessione e il ragionamento, che sfocia nel giudizio, e poi la certezza, che è una persuasione ferma e conforme alla verità. La limitazione del soggetto di fronte all'oggetto apre la via alla metafisica e alla trascendenza. Con una filosofia giovevole alla teologia e di reciproca utilità e senza detrimento per la ragione, il roveretano riannoda il problema della fede e della religione, fondamentale nel Medioevo, con quello tutto moderno della critica della conoscenza. Quindi l'essere ideale, punto di partenza del sistema della verità, è il primo logico o ideologico, distinto dal primo teosofico o ontologico, che è l'essere sussistente infinito. L'indagine teosofica evidenzia il valore ontologico e metafisico dell'essere ideale, astratto per opera di un pensiero trascendente e data alla mente come lume, nonché la sua connessione con le altre forme dell'essere, la reale e la morale. Al modo ideale colto dall'intelletto e al modo reale colto dall'esperienza sensibile, Rosmini aggiunge il morale, che è libera volontà e amore, necessario perché si possa passare dal pensabile o possibile all'atto o all'attuato.
nelle tre forme e il principio ordinatore dell'essere in tutta la sua estensione. Lungo la frontiera tra filosofia e teologia, Rosmini si muove in modo che fa della fede un prolungamento e uno sviluppo dei valori spirituali della persona, che sono intelligenza, libertà e volontà. Il rapporto tra fede e ragione si configura come una continua tensione nei confronti della fede. La ragione trova la proda appagante per nuove acquisizioni verso la conoscenza esaustiva della totalità della realtà, ma la priorità della fede non mortifica la ragione, anzi la esalta ed arricchisce senza idolatrarla. La filosofia si pone come preparazione alla teologia e quest'ultima offre al filosofo la risposta ad interrogativi altrimenti insolubili. Il pensiero umano, limitato com'è, non comprende totalmente l'ente come è in sé. Questo è compito della teologia, che tratta dell'essere assoluto, Dio. La conoscenza per via negativa, propria della teologia naturale, che tratta dell'ente in se stesso, nella sua assolutezza, si differenzia da quella filosofica, che tratta degli enti naturali. Ma, questo è importante, ma il mezzo di indagine è comune, ed è il lume della filosofia. Per conoscere Dio per via positiva e non soltanto negativa, occorre percepirlo realmente, cosa impossibile all'uomo se non per grazia. In natura la ragione può dimostrare l'esistenza di Dio, ma è la rivelazione a porlo in condizione di capire che Dio deve essere uno e trino. La dottrina del mistero della Trinità, svelata all'uomo, gli comunica la scienza dell'essere in tutte le sue forme, scioglie interamente l'enigma dello spirito umano e l'ontologia triadica del filosofo diventa trinitaria nel filosofo cristiano. Nella teosofia, appunto, Rosmini traccia l'itinerario speculativo al mistero dell'essere, il problema della ragion sufficiente per passare dalla molteplicità all'unità. Questo è già stato accennato ieri, quindi lo salto. La risposta è in un doppio movimento, di ascensione dalla molteplicità all'unità, sintesismo scientifico, di discesa dall'unità alla molteplicità, sintesismo ontologico. Attraverso la filosofia regressiva, che sulla via della riflessione conduce la mente a trovare il principio da cui deriva la scienza dell'ente, e quella progressiva, che è la stessa scienza dell'ente e che consiste in un processo di rivelazione graduale della realtà assoluta nella realtà relativa, l'essere indeterminato può mostrarsi come l'assolutamente altro da noi. L'esistenza umana non è autosufficiente e la ragione è per costituzione orientata oltre se stessa. Attraverso l'idea dell'essere connettivo di ogni verità e realtà e la comunicazione di Dio in Cristo, l'uomo, non potendo spiegarsi la propria esistenza, riconosce nella Divina Trinità le proprie condizioni di possibilità e, intendendo la corrispondenza tra naturale e soprannaturale, dà il proprio assenso alla verità rivelata. Da Lutero in poi, la teologia protestante e parte della filosofia moderna avevano concepito fede e ragione come due sfere in conflitto insanabile, valorizzando l'innata apertura dell'essere ideale verso l'essere reale. Rosmini ha dato un nuovo credito alla tesi cattolica di un rapporto armonico tra fede e ragione. La fede non svuota, anzi potenzia la filosoficità del cammino dimostrativo della ragione. E la religione rivelata è utile alla filosofia, la quale trova nella fede nuovi orizzonti e quella completezza sempre cercata. L'uomo è un reale finito, il reale è una forma dell'essere, alla forma è essenziale tendere al suo principio, l'essere, divisa dal quale essa è nulla. Questa è l'origine ontologica della tendenza del reale verso l'essere. Nell'uomo, spiega Rosmini, essa si manifesta come tendenza intellettiva che si porta verso l'essere limitato. Gli enti intellettivi, essendo viventi, giacché lo stesso intuir l'essere è sentire e vivere,
Questa tendenza è un vital sentimento che si porta verso l'essere. È questa dunque una tendenza morale, perché viene dall'essere e va all'essere, e che inclina l'uomo alla felicità, la quale si trova realmente compiuta nella compiuta santità, con cui ella infine si identifica. Tale è dunque l'origine dell'inclinazione naturale dell'uomo al bene universale, che dice sì anche amore naturale. Scrive Rosmini: la natura dà a gustare all'uomo un primo sorso di verità nell'essere ideale che lo informa, di che scaturisce come da prima sua fonte l'amore della sapienza. Ma l'uomo non aspira puramente a conoscere, vuole amare ciò che conosce, anzi non va compiuta cognizione che non sia affettuosa. L'amore perfeziona il conoscimento, e l'uomo che, conoscendo, ama, trova nell'ente amato il bene, termine pieno di quell'atto di cui è potenza, laonde si può convenientemente definir l'uomo una potenza, l'ultimo atto della quale è congiungersi all'essere senza limiti per conoscimento amativo. Costitutivamente atta ad amare, la volontà è un atto d'amore per sua stessa essenza, un amore universale che sta al fondo suo e della natura umana che la possiede. La natura lapsa non ha cancellato lo statuto ontologico dell'uomo, che conserva l'intelligenza, il lume della ragione che fa conoscere e distinguere gli enti. Il divino nell'uomo configura la persona nella sua sintetica capacità di comprendere, relazionarsi e amare nella pienezza dell'agape evangelica. Dice Rosmini: l'essere intellettivo, di natura sua, è fatto per la pienezza dell'essere, per conoscere questa pienezza e, conoscendola, parteciparla, e partecipandola gustarla, e gustandola amarla, e amandola goderla. La verità che rifulge alla mente e la costituisce, ove seguita e amata, diventa sapienza e carità. La scienza è mezza alla pratica, e l'uomo, nella misura in cui sa amare la verità contemplata, diventa sapiente. Persone in cui coesistono armonicamente verità e virtù, contemplazione e azione. Scrive Rosmini: verità, virtù, beatitudine sono i tre termini dell'umana persona, o piuttosto della persona in generale, e di fonti purissimi da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la sua dignità e la sua supremazia. Fine della citazione. L'intelligenza è fatta per la verità, la volontà per la virtù, il sentimento è una tendenza a godere, e l'uomo diventa perfetto solo quando consegue la sua essenza completa. Sì. Scrive Rosmini: l'anima tende di sua natura ed è destinata alla sua perfezione, che consiste nella piena vista della verità, nel pieno esercizio della virtù e nel pieno conseguimento della felicità. La verità non è veduta nei suoi intimi visceri se non da chi l'ama e la gode. Nessuno ama pienamente la verità negli enti in cui è attuata senza che ce la veda e ne goda. Nessuno ne gode pienamente ed è felice se pienamente non l'ama ed è virtuoso e pienamente non la vede ed è sapiente. La persona intelligente è anche essenzialmente amabile, e nella volontà amorosa compie un triplice movimento: esce da sé per amare, si svuota di sé per lasciarsi amare, comunica accogliendo le differenze e riconoscendo gli altri uomini come fratello, come fratelli. Ma l'uomo, in possesso dell'essere reale infinito e di un sentimento che mai può adeguare l'idea, non ha la forza per attingere l'infinito. La filosofia e la scienza non rendono l'uomo sapiente, non potendo risolvere il suo problema totale. Ed egli, avvertendo il proprio fondamentale squilibrio, si mette alla ricerca dell'infinito, un reale infinito, un oscibile infinito e finalmente un infinito amore.
Le tre piste conducono allo stesso essere infinito. Ognuna di esse si riduce nell'infinito essere. Egli scrive: ciascuna delle tre forme conduce il pensiero allo stesso termine, all'identico essere infinito. Lo squilibrio tra l'ideale e il reale, che rende incompleta la scienza, rende anche impossibile all'uomo la perfetta virtù. L'idea gli mostra l'ordine intero, universale, assoluto, ma non gli dà la forza operativa con cui compirlo. E poiché nessuna realtà umana può eliminare questo squilibrio, colmare quel vuoto con le sole forze della natura, soccorre la grazia integratrice, invocata dall'uomo come solo un indigente sa fare. E sarà Dio stesso a dilatare all'infinito la sapienza, dando all'uomo la forza di attuarla in se stessa. Cristo, fattosi carne, quel maestro invocato da Platone, svelò se stesso e compì lo scibile dell'umanità. Il principio della scienza naturale è l'idea, quello della scienza soprannaturale è il verbo, l'essere reale per sé manifesto è il principio della religione cristiana, oggetto non più ideale, ma sussistente e personale, reale, divino, intelligibile, non per l'idea, ma per sua propria essenza. Nella mente che intuisce l'idea non cade la personalità dell'essere, né la sussistenza, e perciò essa non vede Dio, ma, dice Rosmini, chi vede il verbo, ancorché per specchio e in enimma, vede Dio. Quindi, attraverso l'idea dell'essere, Rosmini prepara l'incontro tra la filosofia e il verbo della rivelazione cristiana, luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, come ci ricordava ieri Padre Muratore. Fondamento della verità tutta intera e della certezza soprannaturale. La testimonianza che Cristo rende a se stesso, come quella che a lui rende il Padre che lo ha mandato, scrive Rosmini, esprime la perfetta corrispondenza ed unità di natura tra l'intelligibile divino e il reale divino, a cui è analoga quella che concepisce e desidera la mente umana, fra l'idea e il reale. In quella perfetta corrispondenza di forme e identità di essere, colloca Cristo la testimonianza pienamente soddisfacente che egli rende alla verità. L'idea è una forma vuota, non contiene l'essere completo, può solo indicare all'uomo l'enigma dell'essere completo. Non gliela può porgere perché non lo ha in se stesso. All'opposto il verbo, il lume soprannaturale è l'essere completo, compimento di quell'essere di cui nell'idea si vede solo un pallido abbozzo. Il Dio percepito nella rivelazione è il compimento dell'essere ideale. Parole di Rosmini. Il finito non si costituisce nel suo ordine senza amore, senza riallacciarsi al principio, al verbo che si dà in dono di grazia. Il fine dell'uomo non è l'idea nello stato di possibilità. L'uomo vuole l'essere assoluto nella sua realtà concreta, nella sua perfetta attualità, fino a contemplare Dio, che non è solo un essere che si pensa, ma anche una realtà da godere e amare. È la via della perfezione lungo la quale la volontà intelligente dell'uomo va di cielo in cielo, di virtù in virtù, di perfezione in perfezione, fino a che perviene a cospetto di Dio nel regno dei cieli. Ecco, ma vi ho rapidissimamente alla conclusione. L'amore, che è la vera vocazione dell'uomo, ha per termine l'essere Dio. Ma come la verità soprannaturale si distingue dalla verità naturale, così la carità si distingue dall'amore naturale e lo supera, perché trova e possiede il fine assoluto dell'amore che è Dio uno e trino. La carità, scrive Rosmini, è la forma ultima e l'essenza della moralità. Essa è sì un ordinamento a Dio nella giustizia e nella fedeltà, ma è anche una partecipazione di qualcosa proveniente da Dio, quindi comunicazione con Dio. Come dono e partecipazione alla vita divina, la carità si
si riallaccia all'incarnazione del Verbo. Cristo si innesta nell'umanità, inabita in noi e ci rende capaci di carità. Verità e carità si incontrano in Dio, vertice ultimo della sapienza, e si rendono reciproca testimonianza, perché l'una è nell'altra. Scrive Rosmini, chi ha la verità ha con essa la carità che l'adempie, e chi ha la carità ha la verità adempita. Nella carità esercitata nella verità consiste veramente l'opera della sapienza cristiana. Come Dio è la verità, e questa nel suo movimento comunicativo all'uomo termina nella verità, che è principio e termine dell'insegnamento divino, così Dio, spirito di verità, è la carità che, comunicandosi all'uomo, ritorna continuamente in se stessa, per cui si ama lo stesso amore, Dio amore il principio, Dio amore il fine. Dio è amore per essenza, oltre che per la relazione trinitaria delle persone divine. Ma l'amore, come abbiamo visto, è essenzialmente comunicativo, relazione, e nella circolazione dell'amore si celebra e consuma l'eterna vita dell'essere. Nell'amore Rosmini scopre il fondamento trascendente della persona come esperienza morale, la forma sussistente dell'essere e l'amabilità come terza fra le determinazioni essenziali degli enti. Come è impossibile concepire l'intelligente senza che coesista con l'intesa, così è impossibile concepire l'amante in atto senza che coesista l'amato. Scrive Rosmini in un celebre passo della Teosofia, negli atti imperfetti di amore che cadono nell'esperienza dell'uomo si ravvisa uno sforzo che fa l'amante di trasformarsi nell'amato. Onde il più gentile dei poeti, il Petrarca, scrisse: e so in qual guisa l'amante nell'amato si trasformi, un tale conato proprio della natura dell'amore, in un essere infinito non può mai essere imperfetto, ma deve avere sempre tutto il suo effetto. L'amante deve aver presa la forma di amato. E se l'amante è oggimai l'amato, il soggetto medesimo deve sussistere come per sé amato, che è l'ultima concepibile attualità e perfetta quiete dell'essere. Grazie.